Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. È da questa frase di Paolo Borsellino che nasce l'esposizione artistica Cultura più legalità uguale libertà, l'arte contro le mafie, esposta al Museo regionale di scienze naturali fino al 18 dicembre. Una mostra che racconta delle storie, si ricollega al passato e vuole mantenere viva la memoria, cercando di comprendere la catena di cause ed effetti, delle trasformazioni e della continuità della storia e del tempo. È una mostra che vuole, in piccole pillole, dare una visione delle mafie per illustrare che comunque sono presenti anche nel nostro territorio. Questa mostra partirà volutamente dalla prima capitale d'Italia nel 150enario e arriverà nel mese di gennaio a Salemi, al Museo della Mafia, in quanto saremo ospitati in occasione del ventennale delle stragi di Via D'Amelio e di Capaci. Abbiamo una serie di artisti della Polizia di Stato, tra i quali ricordiamo i fondatori di Arte Indivisa, Claudio Lia, Giorgio Bisanti, Antonio Scarpelli, ma anche altri artisti, dei fotografi come Giulio Cardona, piuttosto che Maurizio Geraci. E insieme a loro abbiamo anche una performance dal vivo di un writer, Angelo Langè. Ecco, questi poliziotti hanno voluto illustrare quello che è il panorama delle mafie. Insieme a noi ci hanno fatto l'onore di intervenire altri grandi artisti. La mostra è innovativa soprattutto per l'idea di usare l'arte, non più solo la cronaca, per parlare di mafia. La mostra è innovativa soprattutto per l'idea di usare l'arte, non più solo la cronaca, per parlare di mafia. L'esposizione ha ottenuto l'apprezzamento del Presidente della Repubblica, che le ha voluto conferire la medaglia premio di rappresentanza della Polizia di Stato e di vari enti locali. Cultura più legalità uguale libertà resterà aperta fino al 18 dicembre al Museo di Scienze Naturali di Torino, tutti i giorni tranne il martedì dalle 10 alle 19.